Каспита. Произвольную программу представляет Джоуи Рассел, Канада. Ecco, intanto è uscita, guarda, proprio anche la scheda tecnica di Kevin Reynolds. E infatti la scheda tecnica direi che è stata anche quasi clemente, perché i primi due quadrupli sono stati dati sotto, sotto ruotati, ma con l'under, quindi col fatto che mancava meno di un quarto di giro al salto, o perlomeno un quarto di giro al salto, mentre il triplo axel è stato proprio downgrade perché mancava mezzo giro a questo salto. Io anche i due quadrupli erano un po', mi sembrava più di un, decisamente di più, però bene così. Seguiamo Joy Russell, altro atleta canadese. Da 21esimo dopo lo show program. Che per lui lo scoglio sarà il triplo axel, sempre questo elemento iniziale che non è sicurissimo. Infatti solo doppio. Triplo flip, triplo loop, non è una combinazione usuale, è anche molto difficile, ma non è stata eseguita perfettamente. È caduta sul triplo Lutz. Doppio axel. Preso bene, un bel triplo flip. Di nuovo stesso errore sul Lutz, stavolta doppio. Triplo salto, triplo tolu, bene. Che disastro! Poi non ho capito cosa volesse fare, perché un altro triplo flip non lo poteva fare, perché ne aveva già fatti due. Probabilmente voleva buttarli un doppio, non lo so cosa. Aveva finito i doppi axel anche. Quindi non poteva più fare. Totalmente in tilt. Ha cambiato completamente il suo completamente. Programma. Aveva un programma annunciato con triplo flip, triplo loop, triplo axel iniziale, che l'ha fatto solo doppio. Poi è andato in difficoltà sulla combinazione sulla quale ieri non è riuscito ad attaccare il triplo loop, però poi è stato bravissimo perché poi al triplo Lutz lui ha attaccato la combinazione. Qui invece non è stato proprio in grado di recuperare, e se guardi i program components che dovevano esserci, sta facendo un altro libero. No, ho capito cosa è successo dopo.
No, direi che proprio non ci siamo. Per lui, no, povero, poi brutte cadute, veramente sì. Brutte cadute, stoico, devo dire, rialzarsi più volte, perché si deve essere fatto anche parecchio male. Allora, ho capito qual era il suo problema, probabilmente. Lui si è reso conto sul primo Axel di averlo fatto doppio e non triplo. A quel punto ne aveva altri due previsti nel programma di doppi Axel, ma il regolamento prevede che più di due tu non ne possa fare. Lui questo ragionamento nella sua testa l'ha fatto e quando è arrivato all'ultimo doppio Axel avrà pensato: qui lo devo sostituire con qualcosa d'altro perché non le posso più fare di doppi Axel, se no il salto viene proprio buttato fuori dal computer. E credo volesse fare un doppio flip, perché triplo ne aveva già fatti due di tripli flip, voleva fare un doppio flip, che se vogliamo uno salto stupido per, eccolo, forse è questo qui, vediamo se ce lo fanno vedere. No, questo è il triplo flip in combinazione col triplo loop, era anche salito bene e stava arrivando bene. Allora, un doppio flip per un ragazzo di questo livello è un salto stupidissimo. Il Lutz completamente in sotto, anticipatissimo con le spalle, proprio si punta quasi addosso, eccolo qua, arriva completamente in coda e completamente sul fianco sinistro. E a quel punto nel tentativo di mettere un doppio flip non è riuscito neanche in questo, anche lì completamente anticipato con le spalle, dovrebbe essere questo qui, credo. Eccolo, infatti, è girato un po' più del doppio, perché probabilmente non è neanche abituato a fare doppio flip, farà solo triplo in allenamento e ha combinato un guaio ancora peggio. È difficile, difficile gestire il programma con dei cambi quando ti succede qualche cosa di anomalo. Dovresti essere abituato già in allenamento, però, perché è possibile che quel triplo axel non si sia mai trasformato in doppio. Dovrebbe saperlo cosa deve fare se succede una roba del genere. Il suo esordio mondiale è davvero così, lo vede un po' sconsolato, giustamente, per il free skating 107.04 a due punti di detrazione, 50.62 e 58.42 per il presentation score, per un totale di una sesta posizione in questo momento. Aveva la 21 nello short program. Se noi andiamo proprio a vedere, è stato un disastro, Franca. Il disastro, cioè, l'abbiamo visto anche nella tecnica, nella scheda tecnica, è evidente, ovviamente. È chiaro, evidente.